Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG che apriamo con le nuove fasce di colore dell'Italia da oggi, tranne la Sardegna che è in zona bianca. Tutta l'Italia è divisa tra la fascia arancione e quella rossa. Andiamo a vedere rapidamente quelle che sono le regole da rispettare. In zona rossa sono consentiti soltanto gli spostamenti per motivi di lavoro, salute o necessità, oltre al rientro presso residenza, domicilio o abitazione. Vietato per il resto qualsiasi altro spostamento, tranne per le giornate del 3, 4 e 5 aprile. Questo vale anche per le arancioni. Sarà consentito una sola volta al giorno spostarsi verso un'altra abitazione privata della stessa regione tra le 5 e le 22 per un massimo di 2 persone. Anche qui non si includono i figli minori di 14 anni. Le seconde case invece è possibile raggiungerle anche in zona rossa. E per spostarsi nel territorio, come per esempio per la Campania, è sempre obbligatorio girare con l'autocertificazione. Per quanto riguarda invece i luoghi di culto, in zona rossa è possibile spostarsi per raggiungere il luogo di culto più vicino a casa e passeggiate sport. In zona rossa sono consentite esclusivamente in prossimità della propria abitazione, con l'obbligo di rispettare 1 metro di distanza dalle altre persone. Per quanto riguarda invece l'attività sportiva vera e propria, anche qui è consentita sul proprio territorio in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di 2 metri. Bar e ristoranti, situazione analoga, tutto chiuso, consentito soltanto l'asporto e la consegna a domicilio e il divieto di consumare in prossimità degli esercizi commerciali. Chiudiamo con negozi e mercati. In zona rossa sono aperte solo le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità. Gli altri negozi invece sono tenuti a restare chiusi. Ora i nuovi contagi da coronavirus sono 21.315 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati diramati dal Ministero della Salute. Le vittime sono state 264, i tamponi con il consueto calo della domenica 273.966 per un tasso di incidenza che sale di 0,8 punti percentuali e si attesta al 7,78%. 243 invece gli ingressi in terapia intensiva, con il saldo giornaliero che è di 100 pazienti in più, che porta il totale a superare nuovamente le 3.000 unità. In Campania invece i dati, diramati come di consueto dall'unità di crisi regionale, certificano 2.449 nuovi positivi, con 618 persone sintomatiche. I tamponi sono stati 22.326, di cui 3.727 test antigenici, con il tasso di incidenza che sfiora l'11% e si ferma al 10,96%. I deceduti sono stati 29 nelle ultime 48 ore e 3 deceduti in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel bollettino di ieri. I guariti 1.557. Per quanto riguarda invece il report di posti letto in terapia intensiva, aumentano le terapie intensive occupate, sono 161 i posti letto a fronte dei 656 messi a disposizione dalla regione, mentre invece per quanto riguarda la degenza ordinaria, lieve calo, perché si è passati dai 1.547 posti letto occupati a 1.529, la disponibilità regionale tra posti letto pubblici e privati è di 3.160. Nella serata di ieri il commissario straordinario all'emergenza Figliuolo ha parlato durante la trasmissione Che tempo che fa su Rai, condotta da Fabio Fazio. Ha detto: è il momento della svolta o si perderà tutto. C'è bisogno di essere straordinari. A marzo procederemo con la campagna vaccinale per raggiungere 500.000 vaccinazioni al giorno. Il mio compito, ha detto il commissario, sarà quello di portare poi un bilanciamento complessivo sulle regioni. A fine mese arriveremo a 15 milioni di dosi e nel prossimo trimestre ne avremo
52 milioni e nel terzo 84. C'è stata una forte azione del presidente Draghi sui vertici delle case farmaceutiche e sono stati sentiti tutti gli amministratori delegati. Ad aprile arriverà anche il siero Johnson & Johnson, un vaccino monodose che con 25 milioni di dosi è come praticamente averne 50 di milioni. Ha concluso poi Figliuolo: voglio approfondire la questione delle dosi buttate, c'è bisogno di utilizzare il buonsenso, se ci sono delle classi prioritarie che lo possono utilizzare, ben venga, altrimenti si va a classi vicine o su chiunque passa può essere vaccinato. C'è bisogno di fare questo, ha concluso il commissario Figliuolo. Ora un fatto di cronaca a Roma, perché è stato incendiato nella serata di ieri il portone d'ingresso dell'Istituto Superiore di Sanità. Il portone è stato cosparso di liquido infiammabile, poi incendiato, con i responsabili che si sono dati alla fuga. Sono intervenuti i carabinieri della capitale che stanno indagando sull'accaduto. Il portone è stato danneggiato dalle fiamme e il fumo ha invaso l'atrio dell'istituto. Sono intervenuti i custodi che hanno dato l'allarme, con alcuni dipendenti che da poco avevano lasciato l'istituto. Al vaglio degli inquirenti le immagini di videosorveglianza delle strade attorno all'istituto, che potrebbero già aver ripreso chi ha compiuto questo atto doloso. Non si esclude alcuna pista, da un gesto folle a un atto dimostrativo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco a domare le fiamme. I danni non sarebbero ingenti e sul punto si è espresso il ministro della Salute Roberto Speranza. Sui social ha detto: sono inaccettabili questi atti intimidatori. A Silvio Brusaferro e tutte le donne e gli uomini che lavorano va il pieno sostegno e la gratitudine per l'attività che è stata svolta e viene svolta quotidianamente a servizio del paese. Il nemico è il virus, ha concluso il ministro, non chi si impegna a combatterlo. Sul caso di AstraZeneca invece si è espressa l'agenzia AIFA, che ha sottolineato che i casi di decesso verificati dopo la somministrazione hanno un legame temporale, non c'è alcuna casualità che è stata dimostrata. Dunque questo allarme legato alla sicurezza del vaccino di AstraZeneca non è assolutamente giustificato. Dunque AIFA ha voluto rassicurare quelli che sono i cittadini sulla sicurezza del vaccino, proprio per poter proseguire quella che è la campagna vaccinale. Dunque c'è bisogno in questo momento di proseguire, proprio per cercare quanto prima di poter uscire da questo difficile periodo pandemico. Situazione complicata anche per molti alunni. Da oggi circa 7 milioni di studenti saranno costretti a seguire le lezioni con la modalità della didattica a distanza, con addirittura 81% degli studenti di iscritti nelle scuole statali e paritarie. La scorsa settimana erano 5,7 milioni, dunque un aumento di 1,2 milioni concentrati in tre regioni, ovvero Lazio, Veneto e Piemonte. Il quadro delineato dalla rivista specializzata Tutto Scuola non è omogeneo su tutto il territorio, visto che il virus costringe a casa il 95% degli studenti del nord e meno di 2 su 3 nel mezzogiorno. Le regioni più interessate da questa chiusura sono la Lombardia, con oltre 1,4 milioni di studenti a casa, la Campania con 944.000 alunni, Lazio 821.000, Veneto con 680.000 e la Puglia con 585.000. Si salvano dalla chiusura totale la Sicilia con 613.000 alunni a scuola, Val d'Aosta con 15.000 e la Sardegna, che è bianca, con 170.000 alunni. Momentaneamente si salva anche la Calabria dopo un ricorso al TAR con 233.000 studenti in classe. Un altro fatto di cronaca nel napoletano: un'aggressione ad una squadra del 118, la quindicesima da inizio anno, come ha reso noto l'organizzazione Nessuno Tocchi Ippocrate, ovvero una postazione del 118 dell'Annunziata. Intorno alla mezzanotte è stata allertata nel centro storico di Napoli, vico Figurelle a Monte Calvario, per una dispnea da un positivo Covid. Giunti sul posto, l'equipaggio si è accorto che il paziente, che aveva una discreta saturazione, aveva chiamato soltanto l'ambulanza per avere
una bombola di ossigeno e quanto hanno riferito i parenti hanno continuato a chiamare fino a quando non è arrivata proprio l'ambulanza con l'ossigeno. L'aggressione è partita da un gruppo di ragazzini senza mascherina che si trovavano poco distanti, senza alcun apparente motivo, dove un giovane ha sferrato un pugno allo specchietto retrovisore e un altro che invece si è appeso al tetto dell'ambulanza. Poi la situazione si è risolta. A Caserta, l'ultimo bollettino pandemico della settimana è particolarmente delicato in termini numerici. Negli aggiornamenti a cura dell'ASL di Terra di Lavoro sono 402 i nuovi positivi con 7 deceduti e 121 guariti. I tamponi processati sono stati 2.621 per un tasso di incidenza del 15,33%. Nel saldo complessivo si certifica un aumento di 274 contagiati sul territorio. Schizzano i contagi a Caserta, che tocca 542 casi attivi, poi Maddaloni con 467 e Aversa con 335. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli batte il Milan per 1-0 nel posticipo di San Siro della giornata numero 27 ed è ancora in corsa per un posto in Champions League. La rete decisiva è stata segnata da Matteo Politano al 49esimo. Per i rossoneri invece si complica quella che è la volata scudetto, mentre invece la compagine di Gattuso conquista 3 punti particolarmente pesanti. Il Napoli ha giocato un'ottima prestazione, è riuscita a mostrare il proprio valore su un campo difficile contro un Milan probabilmente anche stanco dalle fatiche di Champions League. Il turnover attuato da Stefano Pioli ha causato più di qualche problema alla retroguardia milanista. Il Napoli è riuscito ad essere cinico e soprattutto senza mai soffrire per tutto l'arco dei 90 minuti. Giallo sicuramente sull'episodio di Theo Hernandez, il calcio di rigore con Bakayoko non fischiato dall'arbitro Pasqua dopo appunto averlo rivisto al VAR, che comunque è stata una situazione analizzata anche dal tecnico Pioli in conferenza. Ha detto c'è bisogno comunque di fare di più perché il Napoli ha giocato davvero bene, mentre invece i tesserati partenopei non hanno rilasciato dichiarazioni. Come è noto, la squadra resterà in silenzio stampa fino al termine della stagione. Sconfitta invece per la Casertana, che nel pomeriggio di ieri viene sorpresa dal Bisceglie allo Stadio Pinto e perde 1-0 e al termine della partita delusione. In conferenza stampa sentiamo proprio le parole di Guidi e Turchetta. Purtroppo noi abbiamo sbagliato completamente il primo tempo perché abbiamo commesso degli errori che solitamente non commettiamo. Abbiamo visto. Sì. A quelli mi riferisco perché la partita si era sviluppata come credevamo che fosse e quindi dovevamo avere la pazienza di non forzare le giocate e soprattutto stare attenti proprio a questi passaggi che non dovevamo sbagliare perché se no ci saremmo esposti a quelle 3-4 ripartenze che hanno avuto che chiaramente potevano essere molto, molto pericolose. Su una di queste ci hanno fatto gol e su quelle hanno costruito poi quella che era la loro partita ideale, abbassandosi tremendamente, non concedendoci spazio. Purtroppo oggi siamo mancati nel primo tempo e il motivo poi lo analizzeremo insieme alla squadra. Io alla fine del primo tempo ero arrabbiato, arrabbiato. Abbiamo notato da subito. Ero arrabbiato perché solitamente questi tipi di errori li facevamo quando eravamo in costruzione all'inizio della stagione. Ultimamente i ragazzi non li facevano più e davamo grande continuità al gioco. Il fatto di forse di provare immediatamente a sbloccare la partita con troppa frenesia o con troppa voglia, siamo entrati in campo commettendo dei gravissimi errori che sono imperdonabili proprio perché era una partita ideale che ci poteva proiettare su orizzonti nuovi. È questo che mi dà enormemente fastidio e sarà motivo di confronto con i ragazzi, come lo è sempre stato, perché il primo tempo è inaccettabile. Certo, la partita sicuramente la andremo a analizzare
in settimana, perché adesso sicuramente quando finisci la partita non conviene neanche tanto stare lì a parlarne. È chiaro che è un risultato negativo, una sconfitta in casa che non puoi permetterti di fare se vuoi comunque, cioè a noi ci mancano questi punti per la salvezza. E è stato un peccato, sicuramente abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico, ma secondo me il carattere, quello che può tirar fuori ognuno di noi in campo, l'ha messo in campo. È chiaro che ci sono anche gli avversari, ci hanno messo in difficoltà, hanno sfruttato le loro caratteristiche, le loro qualità e ci hanno messo in difficoltà. Dobbiamo sicuramente mettere da parte il prima possibile questa prestazione, sicuramente analizzare gli errori, però è anche vero che è chiaro che lei ha analizzato la partita, analizzare però questa seconda parte di stagione per poi passare certo, un peccato perché avevamo abituato noi stessi sicuramente e poi magari gli altri ad un atteggiamento diverso durante la gara e soprattutto magari a riuscire a recuperare quell'aspetto mentale che magari subisci il gol e devi riuscire ad azzerare, perché sei in campo e la partita dura 90 minuti, questa cosa qui non c'è stata. Però quello che rimane è la rabbia e l'atteggiamento che comunque non è mancato. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata.